approfondimento maggiore affinché questa emozione negativa, ma purtroppo umana, non acquisti dimensioni allarmanti. Purtroppo c'è da dire che l'invidia è innanzitutto donna. Infatti le donne competono quasi esclusivamente fra loro ed è probabilmente questa eterna lotta che ha generato questo sentimento prevalentemente femminile. Tutto ciò naturalmente ha origini antichissime, se consideriamo che per migliaia di anni nelle società patriarcali erano le donne ad essere scelte dall'uomo e la più fortunata si aggiudicava il migliore del gruppo. Quindi è facile intuire come si sia sviluppato questo fastidioso sentimento. Oggi invece fortunatamente le cose sono cambiate, però tuttavia nei rapporti di amicizia fra donne continua spesso a far capolino l'invidia, che finisce quasi sempre per rovinarci le giornate, per distruggere la complicità e la fiducia che si instaura tra le persone, in questo caso appunto fra due donne. Ma cosa fare dunque quando l'invidia si insinua fra noi e una nostra amica? Prima di capire come meglio comportarsi quando si è vittime o portatrici di invidia, è bene chiarirsi su quali sono i classici sintomi dell'invidiosa ad hoc, tra virgolette, anche per evitare di attribuire a normali screzi fra amiche un valore eccessivo. Bene, brevemente, come sempre, possiamo dire che per l'invidiosa la gioia altrui è fonte di sofferenza e di rabbia. L'invidiosa dissimula i propri sentimenti e ha sempre una scusa pronta, infatti non sa o non ammette quasi mai di esserlo, perché ovviamente dichiararlo significa confessare la propria inferiorità, però di conseguenza l'amica invidiosa ha sempre una scusa più o meno plausibile per giustificare la sua improvvisa freddezza o il suo comportamento scorretto. E naturalmente anche in questo caso lo stesso vale per voi: se improvvisamente trovate naturale sottolineare i difetti della vostra amica, difetti che magari prima vi facevano simpatia, è probabile che state cominciando a diventare un po' invidiosa di lei. Una volta appunto stabiliti i sintomi tipici che accompagnano l'invidia, viene la parte più difficile, cioè come gestirla e come tentare di arginarla soprattutto. Naturalmente molto dipende dal contesto in cui questo sentimento nasce, dal grado di amicizia, dalla condizione personale in cui si trovano le parti in causa, ma è possibile tuttavia, tenendosi a delle semplici regole, contenere almeno le dannose conseguenze che l'invidia, sia subita che agita, tende prima o poi a generare. Prendersi una pausa, per esempio, a volte ristabilisce gli equilibri. Infatti molto spesso l'invidia nasce e cresce all'interno di quelle amicizie particolarmente strette in cui si viene a creare una dimensione di tipo simbiotica, e in queste situazioni è sufficiente che una delle due realizzi un maggior successo in qualcosa che l'altra inizierà a domandarsi cosa in meno e quindi a sviluppare un'ostilità nei confronti dell'amica. Altra cosa importante: non cadere nella trappola dell'occhio per occhio. Attenzione, se a uno sgarbo si risponde con una scorrettezza, è evidente che si finirà prima o poi per litigare furiosamente, farsele di tutti i colori e rompere ogni rapporto. Altra cosa buona e giusta, per esempio, sarebbe chiarire ironizzando, cioè confessare con un sorriso ad un'amica qualcosa appunto che invidiamo di lei, ma diciamo che ci renderà delle donne più forti, perché nulla è più disarmante della sincerità, ricordiamolo. E la stessa cosa naturalmente vale anche al contrario: se riuscirete con una battuta appunto a far intendere alla vostra amica che avete capito che invidia un po' il vostro successo professionale, ma che la cosa non vi turba più di tanto perché in fondo si tratta di un sentimento umano, avrete probabilmente rafforzato la vostra amicizia ed evitato di perdere tempo in discussioni odiose. In conclusione, non si può non sottolineare quanto l'invidia sia sempre solo un sentimento dannoso, soprattutto perché impedisce la crescita e l'evoluzione personale. Questa è una cosa importantissima. Alla luce di ciò, faremo bene noi donne, almeno su questo punto, ad ispirarci al comportamento degli uomini, perché sono sempre quasi in grado di fare squadra fra loro e di superare con una certa leggerezza quelle piccole incomprensioni che invece noi tendiamo sempre ad ingigantire e ad esasperare. Si parla tanto di pari opportunità, di solidarietà femminile, quasi come se qualcuno dall'alto dovesse inviarcela e chissà da quale cielo
dovrebbe scendere. Se cominciassimo noi, partendo dal nostro quotidiano, a fare squadra e a prenderceli sul serio questi diritti, non sarebbe molto meglio? Io credo di sì. Ed ora musica con Noemi, La borsa di una donna. La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro. Tra un libro che non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo. C'è la sua foto di un anno fa che ha messo via perché non si piaceva. Ma riguardarla adesso si accorge che era bella ma non lo capiva. La borsa di una donna riconosce le sue mani e solo lei può entrare. Nascosto in una tasca c'è quel viaggio che è una vita che vorrebbe fare. Milioni di scontrini, l'inutile anestetico del suo dolore. E stupidi sensi di colpa per quel desiderio di piacere. E se ci trovasse quei giorni di carezze fra i capelli, lei per due minuti soli pagherebbe mille anni, anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire, la voglia di sorridere, di perdonare, la debolezza di essere ancora come la vogliono gli altri. La borsa di una donna non si intona quasi mai con quel che sta vivendo. Nasconde il suo telefono gelosa di qualcuno che la sta chiamando. Vicino alle sue chiavi la solita ossessione di scordarle ancora. E in quel disordine apparente la paura di restare sola. Di una donna che può rivelare i suoi segreti in un momento. E forse nella tua distratta mente la sua vita c'è rimasta dentro. Tu che pensavi che ci fosse rimasto un po' di spazio per un altro amore. E invece nella borsa di una donna non c'è posto per dimenticare. Dimenticare va dove ti porta. Un ritaglio dentro la patente, ci sei stata mille volte ma non ci hai mai trovato niente, niente che ti aiuti a capire il senso di una sera che non sa meravigliare, il senso del tuo ricordare, progettare, scordandoti di vivere adesso, adesso che si alza il vento, che spazza le nuvole. Aspettati mille anni, anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire, la voglia di sorridere, di perdonare, la debolezza di essere ancora come ti vogliono gli altri. La borsa di una donna pesa come se ci fosse la mia vita dentro. CRT Working on a Dream. Radio CRT Working on a Dream. Noemi, era Noemi, sempre delle canzoni molto molto toccanti. Quanti segreti ci sono in una borsa di una donna? Veramente tanti. Bene, è importante trasmettere il messaggio che le donne devono collaborare, devono unire le forze per poter creare qualcosa di bello, perché abbiamo visto, la storia ci insegna e tutto ci insegna che quando le donne uniscono le forze, quando sono coese, quando sono forti
e fanno emergere tutte le loro potenzialità, unendole specialmente si può creare veramente qualcosa di bello ed importante. In merito a questo, oggi voglio raccontarvi una storia concreta, quindi come sapete ormai che io amo fare, portare sempre un qualcosa di concreto e di realizzato. Bene, oggi voglio portare alla luce un progetto molto molto bello che vede appunto protagoniste le donne. Cancello Arnone, un comune della provincia di Caserta che ha intitolato la prima biblioteca comunale ad una donna. Sì, perché è l'unico comune della provincia di Caserta a intitolare appunto la biblioteca comunale ad una donna, ovvero ad una concittadina, Clotilde De Caprio, che è vissuta dal 1922 al 2010. Infatti, mentre il paese stava appena rinascendo dopo la sua completa distruzione nel 1943, la concittadina Clotilde De Caprio si impegnò nel compito di riunire i bambini e bambine intorno a un comune progetto educativo basato su un doposcuola pomeridiano totalmente gratuito. Univa studio e gioco, e sul laboratorio teatrale dove si recitava, si cantava, si danzava. E questa esperienza è proseguita per alcuni anni e contribuì alla ricostruzione quindi culturale e sociale della comunità di Cancello ed Arnone. Ed è proprio per questo che è viva nel ricordo, nell'affetto di tutti, e appunto per questo il sindaco, l'avvocato Raffaele Ambrosca e l'amministrazione comunale di Cancello ed Arnone hanno voluto questa intitolazione e questo riconoscimento all'impegno di questa concittadina. Infatti proprio il sindaco Ambrosca dice che questa intitolazione e questo riconoscimento all'impegno di Clotilde De Caprio nell'immediato dopoguerra vuole essere un riconoscimento anche all'impegno delle tante donne che nel corso dei decenni hanno contribuito alla crescita della comunità di Cancello ed Arnone con i loro sacrifici, la loro operosità, la loro creatività, il loro equilibrio e il loro intelligente buonsenso. C'è stata una cerimonia pubblica di costituzione e intitolazione della biblioteca comunale, c'è stata l'11 dicembre presso appunto la casa comunale, presso la biblioteca. E noi oggi ai microfoni di CRT Radio abbiamo appunto una rappresentanza del comune di Cancello ed Arnone, una donna appunto, assessora alla cultura, politiche sociali e pubblica istruzione, la dottoressa Anna Maria Di Porto. Benvenuta su CRT Radio, dottoressa. Sì, ciao carissima. Eccoci, sì, grazie mille per aver accettato questo invito di essere qui con me oggi. Vi ringrazio per l'invito e per noi veramente è stata una bellissima cosa ricevere il vostro invito, ci fa piacere partecipare a questa trasmissione. Allora, guardi, noi oggi abbiamo parlato appunto di coesione tra donne e a questo progetto voglio aggiungere, voglio far conoscere il bellissimo progetto della biblioteca di Cancello ed Arnone, perché è una cosa importante il fatto che a Cancello ed Arnone è la prima nella provincia di Caserta ad essere stata intitolata ad una donna, un gesto bello, un gesto importante. E appunto vorrei chiederle come mai questa scelta? Allora sì, diciamo che è stata una scelta importante sia culturalmente che socialmente per la nostra comunità, e la nostra decisione è stata dettata da un'attenta analisi della storia della comunità. Infatti abbiamo intestato la biblioteca alla signora Clotilde De Caprio in quanto rappresenta una parte positiva del nostro passato. Lei ha collaborato e ha cooperato per una ricostruzione della nostra società nell'immediato dopoguerra. Quindi sì, ha svolto attività aggreganti, quali il teatro, il doposcuola, e una cosa molto importante di cui sono venuta a conoscenza proprio durante l'inaugurazione è che la signora Clotilde ha perso la vista a soli 20 anni, quindi non si è mai persa d'animo, e questo è tipico delle donne. E quindi è proprio questo, che questa forza che ha avuto, che spero verrà tramandata nel tempo alle nuove generazioni.
Ah, ecco, quindi ancora di più, ecco la forza delle donne che emerge anche in questo, cioè tanto onore alla concittadina. E in effetti è veramente bello appunto far passare questo messaggio, e quindi questo riconoscimento ha voluto proprio valorizzare le donne della propria comunità anche a distanza di tempo, e questo è molto nobile. Ma secondo lei può essere attualizzato questo concetto? Sì, diciamo che il ruolo della donna è stato sempre per anni penalizzato culturalmente e socialmente, e nell'attualità c'è maggiore esigenza proprio di valorizzare la donna e il suo ruolo nella società. Diciamo che la